Salve ragazzi, allora rieccomi con un altro video tutorial finalmente. Ho trovato un attimino di tempo, mi mancava tantissimo fare dei video, ma veramente avevo un attimo di tempo libero, quindi ho appena trovato oggi una mezz'oretta libera, così ho voluto appunto creare questo make-up. Questo è un video, è un make-up ispirato alla Panicucci. Che a me piacciono veramente tantissimo i suoi, diciamo, i suoi trucchi, i trucchi che le fanno. Mi piacciono davvero tanto perché comunque sono molto luminosi. Sono abbastanza semplici, ma mettono in risalto tantissimo gli occhi. È un trucco molto acceso negli occhi, ma si può anche andare a usare nelle labbra. Perché comunque non lo so, è un trucco che è veramente molto armonioso. Assolutamente per a mio parere, naturalmente. E quindi appunto sono andata a ricrearlo un attimino, andandolo a cercare anche di far sembrare l'occhio più allungato. E niente, io non so che dire perché comunque tutte le cose spiego nel Quindi tutorial. spero. Tanto mi possa piacere questo make-up. Io vi ripeto, mi piace tantissimo. È un trucco che si può fare in poco tempo. Io perché mi perdo in chiacchiere, ma si può fare in pochissimo tempo. E niente, quindi spero. Fatemi sapere quello che ne pensate. Vi lascio al tutorial. Un bacione. Allora, cominciamo. Sono andata a già mettere la mia base in tutto l'occhio e ora vado a prendere una matita, che questa ormai è finita, era della Luna, una matita pearlescente, e vado a metterla nella prima metà dell'occhio in maniera comunque abbastanza abbondante, così, e vado a picchiettarlo poco poco in maniera tale che comunque il prodotto in eccesso se ne vado un attimino. Vado a prendere un bianco panna, che è come questo, il 168 di Kiko. E anche questo duo dell'Essence, ormai tutto rovinato. Questo duo dell'Essence, che è il 03 All Time Con un Favorite. pennellino Di questa grandezza la vado a mettere nella prima metà del mio occhio, facendo un mix di questi due colori. Ora, con un pennellino più piccolo, come questa penna, vado a prendere questa palettina della Sun Club, della Essence, la numero 01 Ibiza Sun, e vado a prendere insomma, vado a mischiare questi quattro colori e vado a posizionare l'ombretto nella seconda metà dell'occhio, faccio una V abbastanza aperta e me lo vado a portare successivamente verso sopra, però non andando troppo oltre la palpebra mobile, perché voglio appunto questo trucco deve rimanere abbastanza stretto, in modo tale che va ad allungare ancora di più il nostro occhio. Al momento che stiamo andando, diciamo, a riproporre il trucco che ha la Panicucci sempre, che appunto lei, essendo che già, perché lei comunque sì, se lo fa molto alto, ma perché lei già ha un occhio abbastanza stretto e allungato, e quindi noi con questo trucco dobbiamo cercare di andare a riproporre questa tipologia di occhio, che a me tra l'altro piace da morire. E allora vado a mettere qua così, e poi me lo porto abbastanza indentro, sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Invece al centro, bene o male, lo voglio lasciare più verso l'esterno. Ok. E vado un attimino a sfumare qua questi due colori. Va benissimo. Poi vado a prendere un bianco panna qualsiasi, con il pennellino questo, diciamo più grande, lo vado a mettere sia sotto l'arcata, che anche per andare a sfumare un attimino questo l'ombretto marrone, che comunque non voglio estremamente sfumato.
Vado a riprendere nuovamente il mio pennellino piccolo, vado a prendere il marrone, vado a intensificare. Ok, e poi sempre con lo stesso pennello proprio vado a prendere una puntina di nero e la vado a mettere parte finale, giusto per andare a scurire un altro poco. Naturalmente questo potete anche decidere di non farlo. Ok, ora andiamo a mettere il nostro eyeliner. Allora, già sono andata a mettere appunto il mio eyeliner e sono andata a fare una riga più spessa alla fine dell'occhio, mentre poi andavo sempre a stringere, perché comunque anche una tecnica, diciamo, per far allungare di più il nostro occhio, oltre ad andare a mettere l'eyeliner, è quello di cercare di ingrossare la linea verso l'esterno, mentre all'interno farla rimanere veramente molto 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 sottile. Altro passaggio sarà appunto quello di andare a mettere il nostro mascara qualsiasi allungante ancora meglio, e andiamo a mettere nella parte finale dell'occhio. Mi sono dimenticata, andiamo a prendere una matita bianca all'interno dell'occhio, andiamo a mettere. Io non ne metto tantissimo, mi piace che si vede troppo una matita bianca. Adesso è giusto per andare a illuminare il mio sguardo. E allora il trucco occhi è finito. Poi andrò a fare le mie sopracciglia. Ora andiamo a fare le labbra. Noi vediamo come appunto la panicuccia abbia sempre delle labbra molto accese, molto e colorate, con dei toni che abbiano del fucsia e del rosso, soprattutto comunque del fucsia. Questi toni molto accesi, il corallo. Qualche volta insomma nel nude, ma comunque è molto facile vedere, è molto spesso appunto vediamo con questi colori molto molto accesi, a mio parere bellissimi. Quindi vado a prendere una matita rossa, vado a contornare le mie labbra. E poi appunto ho fatto un contorno molto spesso, perché ora vado a riempire tutte le labbra con la matita. Successivamente vado a prendere questo rossetto della Bella Oggi, il numero 12, questo bel fucsia, e vado a appunto a metterlo sulle labbra. Volendo potete andarlo a mettere naturalmente col pennellino, io mi trovo comunque bene anche andarlo a mettere con il così. Quindi abbiamo noi queste labbra abbastanza accese e ora possiamo decidere se andare a mettere un gloss, quindi che ce le faccia risaltare ancora di più. Quindi vado a prendere un gloss qualsiasi, in maniera abbondante. Blush, vado ad utilizzare appunto questo blush. Eccomi qua. Allora, sono andata a fare appunto le mie sopracciglia. Il trucco è appunto terminato. E niente, spero vi sia piaciuto. Quindi, niente, a me il trucco è piaciuto. Appunto, per questo ho fatto il video. Spero vi piaccia anche a voi. E fatemi sapere. Vi mando un bacione. Ciao!